possibile messa a gara di una delle tre farmacie comunali, accorpamento di Teate Servizi e Chieti Solidale, privatizzazione dei 5 asili nido del comune. L'amministrazione di Chieti, guidata da Umberto Di Primio, corre ai ripari per cercare di chiudere il bilancio di previsione 2018, gravato da una pesante situazione debitoria di 13 milioni di euro. Nei piani del sindaco e della giunta, con le operazioni sopracitate, si potrebbero recuperare almeno 4 milioni di euro, anche se le scelte stanno creando più di qualche tensione all'interno della maggioranza e anche hanno messo sul piede di guerra l'opposizione, critica soprattutto sull'accorpamento delle partecipate comunali destinate a diventare società di capitali. Il sindaco però vuole a tutti i costi chiudere e uscire fuori dall'emergenza. Stiamo risolvendo tutti i problemi che abbiamo sul bilancio, ma stiamo risolvendo questi problemi tenendo conto della realtà, cioè non stiamo creando dei debiti, non stiamo creando nuove situazioni di indebitamento, ma stiamo facendo in modo che con le risorse a disposizione si possa tenere il comune con i conti in saldo. Questo è il mio obiettivo sin dall'inizio del mio mandato, questo farò sino alla fine e soprattutto vorrei poter riconsegnare alla città e a chi dopo di me amministrerà il comune, un comune che non deve vivere quello che oggi io sto vivendo. Quanto ai possibili tagli al sociale e alle dimissioni del presidente della commissione bilancio, il consigliere dell'UDC Mario Di Lio, questa è la risposta di Di Primio. Sui tagli ai servizi sociali c'è tanta ipocrisia da parte di chi sta parlando. Primo perché non hanno neppure compreso di che cosa si stia parlando. Su 3 milioni di euro fare un taglio di 200.000 euro credo che sia veramente una cosa irrisoria. Il caso Di Lio? Ma guardi, mi dispiace che si è dimesso, ma lunedì eleggeremo un nuovo presidente, quindi senza problemi, apprezzo la sua apertura anche a lavorare per il futuro, ma chi ha voglia di metterci faccia e petto ce li metterà, chi ritiene che la posizione debba essere un po' più defilata può tranquillamente far questo, l'importante è condividere l'idea che la città la stiamo amministrando noi e noi abbiamo la responsabilità di portarla anche fuori da questa crisi finanziaria.